l'evento più atteso di tutto l'europeo, vista l'importanza della Pellegrini non solo nel nuoto ma nello sport italiano, una campionessa che oramai da 10 anni, da quel argento alle Olimpiadi del 2004, illumina costantemente lo sport azzurro con grandissimi risultati. Il giorno di Federica Pellegrini, quando siamo alla vigilia della conclusione di questo campionato europeo. I 200 stile libero, di cui detiene il titolo, parte bassa Della Vasca, Charlotte Bonnet, Michelle Coleman, parte alta Nina Rangelova, Melanie Costa-Schmidt e Femke Heemskerk, che potrebbe essere una delle due avversarie pericolose per Federica. L'altra è Katinka Ossu, che ha già conquistato 3 medaglie d'oro fino a qui. Occhio quindi alle corsie 3 e 6. In corsia numero 5 Veronica Popova, e arriva il momento della Divina del Nuoto, che sulla strada verso Rio 2016 affronta l'ennesima sfida della sua carriera: vincere il terzo titolo europeo di fila nei 200 stile libero. Sì, non ci sono percorsi storici in Europa di questa densità, ma lei è abituata a cavalcare record su record. Questa è una gara tutt'altro che scontata, però Federica non cerca solo la vittoria, ma cerca di respingere avversari con caratteristiche estremamente diverse. La solidità di Katinka Ossu, se vogliamo la fragilità, ma al tempo stesso l'imprevedibilità della Heemskerk. Federica asciuga il blocchetto, bagna il costume, tutti i dettagli devono essere curati come nelle grandi occasioni, perché questo campionato europeo verso il 2016 per lei lo è. Comincia la finale europea dunque dei 200 stile libero con Federica Pellegrini a caccia del terzo titolo continentale di fila. Ed è molto curioso vedere se qualcuno avrà il coraggio di tentare di scappare, come ha fatto la stessa Heemskerk in occasione dei campionati del mondo del 2011, poi raccolta per strada Federica ai 150 metri. La Pellegrini sempre un grandissimo equilibrio, dal secondo al quarto 50 riesce a rimanere a contatto, e questo è molto importante anche nella prima vasca. Federica ha la possibilità di controllare meglio Katinka Ossu, che è nella corsia vicino e che sta conducendo la gara. Una corsia più in là invece c'è Femke Heemskerk. Il passaggio di Federica 27.52 ai 50 metri, quello di Katinka Ossu era stato 27.14. Si sta per esaurire il secondo 50 con Federica, che sta recuperando però sulle altre che avevano un po' più di vantaggio. Pellegrini a 0.18 da Ossu, che passa a 56.60, Federica a 56.78. È un bel passaggio quello di Federica, che ha forzato il secondo 50 metri, notato in 29.2, perde sempre qualcosa in uscita di virata la Pellegrini, poi progressivamente man mano che la vasca si allunga lei sale nella sua azione di bracciata, di gambata. Adesso è lì con Katinka spalla a spalla, molto bene anche la Coleman in corsia 3. Il terzo 50 di Federica, quello del sorpasso, è andata a caccia delle avversarie, 1.26.47, le ha prese e le ha superate. Federica ha fatto 29.69, il miglior terzo 50 come è nelle sue caratteristiche, però la gara è difficile, la concorrenza è dura a morire. Federica però è in vantaggio, deve continuare a mantenere la velocità. Federica oramai agli ultimi 5 metri, Federica è medaglia d'oro nei 200 stile libero ai campionati europei di Berlino, è la terza volta consecutiva, nessuno mai come lei, e l'araba Fenice vola sul velodrome. Beh, è un'ennesima dimostrazione di forza, di come conosca questa, come conosce questa distanza, di come sa interpretarla, della pressione che ogni volta le altre atlete si trovano addosso quando c'è Federica in gioco. Lei sa perfettamente quali sono i suoi punti di forza, sa soprattutto come valorizzarli. Cambiano le avversarie, le stagioni, le piscine, cambia tutto quello che circonda le prestazioni di una Federica Pellegrini, che rimane vincente a dispetto degli anni che passano.
Femke Heemskerk non ha fatto la spavalda come a Shanghai ed è riuscita a conquistare il podio. Estrema solidità da parte di Katinka Ossu, argento anche oggi, e poi c'è lei, l'araba fenice, che apre le ali, vola e mangia le avversarie. Il classico, tipico, caratteristico, storico terzo 50 di Federica, quello della rimonta o quello del sorpasso, come è accaduto poco fa. L'ultimo 50 di Federica da 59 e 23, il migliore, l'unica è stata Melanie Costa Schmidt, ha fatto 59 e 79, l'ultimo 100, la seconda parte di gara, poi le altre tutte sopra il minuto, ma anche il 50, 29 e 54 di Federica è stato il numero uno in assoluto. Sì, questo equilibrio spaventoso dalla seconda vasca in poi, e soprattutto la freddezza di rimanere tranquilla nei primi 50 metri e far sfogare eventuali colpe dell'avversario, poi innesca il suo ritmo ed è un